A me piace che il Natale ci sia un po' di cattiveria dentro, anche perché poi la comicità è cattiva, non è buona. Io dico sempre che si ride con il demonio, non con San Francesco. Voglio trovare la mia strada, dammi il libretto degli assegni. Che culo ce l'ho! Ma... gli ho promesso 200.000 euro così lo fanno socio. Ma sei scemo? Tutto questo Natale maledetto che mi perseguita! Mi ha lasciato solo 4 soldi! Oh. Io il Natale se sei loro non lo voglio fare. Il truco che pazzo. Non è Natale senza un film di Christian De Sica. È come il presepe solo. Però questa volta, insomma, mi sembra un De Sica natalizio, una versione completamente differente. Beh, non è un cinepanettone, io sono abituato a fare le farze e che mi hanno dato poi la notorietà, mi hanno dato il successo. Se oggi sto qui io lo devo grazie ai cinepanettoni, quindi non li rinnego affatto, anzi, mi hanno portato tantissimo amore e affetto da parte soprattutto dei ragazzi alla mia età, che ce n'ho abbastanza di anni. È incredibile, io vado per strada, mi chiamano, ah zio, fate un bacio, ah bella, gri. Ed è una grande soddisfazione perché uno che fa il mio mestiere sono proprio frustrate di vitalità. Avere alla mia età tutto un pubblico così giovanissimo è meraviglioso e mi seguono ancora grazie ai film di Natale. Questo invece, questo Natale a tutti i costi, è una commedia e sono stato contento che il regista, che Giovanni Pugnetti, mi abbia chiamato a fare questo film, perché era tempo che io desideravo fare una commedia. Devo dire che sono accompagnato da attori veramente bravi, a cominciare da Angela, la Finocchiaro, quale io ho fatto l'anno scorso insieme a Alessandro Siani, che è castato Babbo Natale, faceva la mia fidanzata, io facevo Babbo Natale e lei faceva la Befana. Poi quest'anno ci siamo sposati, facciamo proprio la coppia. È una bella sintonia con la Finocchiaro. Sì, abbiamo fatto anche altri film insieme, abbiamo fatto un film che si chiama La scuola più bella del mondo e poi abbiamo fatto anche un film di Brizzi, insomma ne abbiamo fatti 3-4 insieme, ma questo secondo me è quello dove è nata un'alchimia maggiore tra noi due. E poi i ragazzi, quelli che fanno i nostri figli, sia Dharma, Mangia Woods che Claudio Codica, sono veramente bravi. Oh. Ciao! Ci ha lasciato un pezzetto della sua eredità. Quanto? 6 milioni. Potrò dire addio a questa vita di merda. Intendi la vita con me? Non prendersi alla zia Tea! Ho 6 milioni. Ma come facciamo a fargli credere che siamo dei milionari? Quanto da offerta? Fino a Natale. Ma che è sta burinata? Fanno una figura di merda. Claudio Codica potrebbe essere, insomma, una sorta di erede spirituale di De Sica, oppure tu eredi non ne vuoi? Io l'ho conosciuto che mi veniva a chiedere gli autografi e le fotografie fuori dei cinema, ecco. Quando c'erano le anteprime dei cinepanettoni, quindi è un mio fan. E poi, beh, certo, è romano come me, fa il comico come me, vabbè, c'ha 40 kg meno di me, insomma, io ho anche molti anni più di lui. Il passaggio a Netflix è, insomma, la tua prima volta in piattaforma? La prima volta, mi sono trovato benissimo, anche perché Netflix mi ha chiesto di fare questo film a Natale e l'abbiamo fatto. Anzi, per il primo momento non sapevo neanche che dovesse uscire in questo periodo, quindi... È stata una bella, bella cosa perché mi ha portato una bella storia, quindi sono contento di lavorare. Anzi, tant'è che è piaciuto talmente tanto che l'altro giorno sia USAI che Straffi, che sono i produttori, mi hanno detto ma se dovesse avere successo pensiamo a fare una bella serie di questa coppia marito e moglie. Tra l'altro Straffi è il produttore delle Winx, insomma c'è un po' il mondo fatato dietro questa commedia familiare, sembra un po' una favola lì dove... Beh, ma c'è anche un po' di cattiveria dentro, bella, a me piace che il Natale ci sia un po' di cattiveria dentro, di cinismo, anche perché sano. Poi la comicità è cattiva, non è buona. Io dico sempre che se ride con il demonio, non con San Francesco. Voglio trovare la mia strada, dammi il libretto degli assegni. Che culo ce l'ho, ma... gli ho promesso 200.000 euro così lo fanno socio. Ma sei scemo? Tutto questo Natale maledetto che mi perseguita. Mi ha lasciato solo 4 soldi. Oh. Io il Natale se sei loro non lo voglio fare. Il truco che pazzo.